Ehi là, salve a tutti, sono ThePeri96 e benvenuti in questo nuovo video su Crash Bandicoot. Qui con me c'è Angel di Zuzzerelloni. Ciao! Ci abbiamo provato. Rullo di guerra. In questo momento penso che ci siano 15 maori che vi vogliono morte. Probabile. Però vi porto. Allora, ragazzi, questo è il livello in cui mi bloccai realmente su PS1 nel passato. Quindi non sperateci che lo finisco. Aspetta che sono senza... Proprio speranza zero, eh? Aspetta che sono senza cuffie io. Come sei senza cuffie? L'avevo tolte. Perfetto, così. Non sei contento? No, infatti non capivo i tempismi. Aspetta, aspetta, sì. Help me, please. It's a fantastic day. Ma che salto! It's a day to die. It's a baby tonight. Oh, 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 oh. Tonight. Arrivo, sono in ritardo. Arrivo io del cinese. Arrivo perché sono in ritardo. Ti faccio conoscere il maestro de Cina un giorno. Maestro de Cina. Maestro de Cina molto famoso nel mondo. Io ora salta, vedi che io salta. Adesso vi dico precisamente il punto in cui mi maestro di Cina è l'iso bianco? È l'iso verde. L'iso verde? Sì. Come scivolato! Ah, io ho paura adesso. Perché prospettiva mi inganna. Vedi tu, mi inganna tutto. Mi inganna? Ostreta. Ostrecozza. Ostrebombola. Oh, perfetto, è andato avanti io. Ah, tu sei rimasto tanto indietro. È tanto, sì. Proprio indietro. Continua a scivolare. Ah, io vado, ferma, tutta okay. Vita. Ok. Bundega. Niente. Ho scoperto che se parlo in modo cinese sono facili. Sei il grande maestro di Cina. Io sono grande maestro di Cina, vi saluto tutti, ciao quello ragazzini. Che parlo in modo cinese. Aspetta, prima di tutto è checkpoint, poi salvo, poi prendo le casse con la TNT che non si sa mai. C'è lì che merda. Ok, ho preso il primo... Perché ho preso la prima testa di Cortex. Oh, pretty! Io ti ho seminato parecchio, sai? Eh sì, lo so perché sono diventato pro. Perché a me scivola come non mai. E a me qua la prospettiva mi ingannava, non si vedeva. Occhio che ti... non devi saltare, eh? Se no, lo so. Pensavo. Non pensavo. Io non penso. Io agisco. Aspetta che qua so che... No, basta qua che mi vai. Trolla. Fermo, vai. Esatto. Fermo, vai. Sì, eh? Dai, no. Vai. Tum. Dai, è fatto. Sì, ma comunque la musichetta ti mette oh, un'ansia. Vedi? Ok. Adesso devo sfruttare il aspetta, ragno... Aspetta, che c'è un checkpoint. Qua. Il ragno cinese, aspetta. Vieni giù, ragno cinese. Ok? Ok. Non ci credo. Qua morirò. Ho scivolato. Qua morirò un po' di volte, te lo dico non io. Non ci credo! Mi è caduta la TNT in testa! Che sfiga, oh. Qua dico, morirò un po' di volte perché non capisco la... Ancora! E ma sono vedi? Due! Mi casca in testa! E schivala. E come fa? Fai solo l'ho scivolata. Cioè, è scivolata. Ma tu... Esatto, poi scappa. Di nuovo, scappa. Buono. Ok. Io mi sento pro... Nella vita. Nella vita? Ok. Nella vita non nel sai gioco. Sai che qua c'è una strada segreta dopo un po'? Lo so, però... Ma io non la faccio manco se mi pagano. Allora, se c'è il checkpoint vicino, ci provo. No, è lontano. Qua devo andare verso sinistra, vedi? Sì. Non mi ricordavo, più o meno. Ora. Sì. Ora. Non sì. Ci credo, sono scivolato. Come solito, poi. Il caffè al cioccolato, allora, io lo bevo quando faccio la cacca. Gira! Io devo dire le cazzate per saper giocare. Comunque io ti aspetto. Oh. Ma io sono pro che tu non ti immagini. Sta qua. Ok, tento a... F1. Saltino. Come? Mai nella saltino. Vita. Saltino. C'è. È là il passaggio segreto, ma io non lo posso okay, fare. Ok, buono. Perché purtroppo non presi mai la gemma blu. Che paura, ragno. E vabbè che saltano. Ragazzi, no. Stiamo raggiungendo il punto in cui mi bloccai. Quindi potrebbe essere problematica la situazione che ne potrebbe fuoriuscire. No, ma no, mio Dio, mi si è chiuso oh in faccia. Oh, mamma santa! Mi si è chiuso in faccia. Non ci credo. Sono scivolato oh, davanti al checkpoint. Ma no, non ci credo. Oh, ma, Gesù. Tu certo è merda! Sono sbucato all'improvviso. Non si sono anche sentiti. Vabbè. Oh, non fa. Giuro che dopo questa esperienza sto cominciando a odiare l'uomo pipistrello. Io sto cominciando ad odiare Thresh. Porco, vedi adesso non ci riesco più. Ma non avevi fatto sabotaggio rapido? No, l'ho fatto qui al checkpoint. Ma porca miseria.
Non mi devo fermare su questo, perché se mi fermo dopo non sono più capace, vedi? Devo farlo tutto di corsa, okay, così okay. Ci riesco. Mi si è chiuso in faccia. C'era una gemma dietro di te, Davide. No, non posso. Infatti io ho il checkpoint, se no muoio, Ok. Io sono qua. Allora, regà... Che cosa è successo? Aspetta adesso, aspetta che arrivano gli uccelli. No, non sono passati a te. No, passano, però... No! Che schifo! È una certa, infatti... È una certa, fatti una bestemmia. Ah, l'avevo fatto! Vedi, mi l'avevo ricordavo. Fatto. Ragazzi, la vecchiaia. Ti distorce i pensieri. Infatti, The Player 96... Perché? The Player 96 non è la data di nascita. È l'età che aveva. È l'età del cervello in questo momento. Vado. Mio Dio, vado. Che fuffa. Vado. Salvo. Ok. Distruggi. Vado. Tendo che ti ci chiudi vado. In faccia ogni volta. E qua devi beccare il tempo giusto. Vita. Vado. Salta. Non salta. Ma è due volte che mi fa così. Arriva lì e cade. Non so per quale legge. No, non riesco a capire perché mi caschi. È il motore... Vai. Oh, dai. È il motore fisico, per forza. È il motore di merda che ha fatto la Naughty Dog. Vabbè, che all'epoca era rivoluzionario. Un par di coglioni. Beh, dai. Ok, no, andiamo. Siamo arrivati al punto che non so fare. Allora, se tutto va bene... Da qua in poi non sono più capace, da questa fiamma allora, in poi. Se tutto va bene, ci provo a fartelo io. Ti prego. Oddio, crolla tutto. Vecchiaia, oddio, crolla aiutami. Crolla tutto. Perché? Vedi? Perché sono andato di qua? Non devo andare dritto. La vecchiaia non mi aiuta. Non ho più i riflessi di quando avevo 5 cortex, anni. Cortex, mori, cortex. E mo? Eh sì, vabbè. È problematico sto livello. Cioè, non sto livello, sta parte. E questa è la parte. Ok, ci sei. Tu vai di là. Eh? Vai di là, perché se vai a sinistra... Lo so che devo andare dritto. È proprio quello il problema. Ci sei? Anche sono là. Ti prego, ok. Io ho fatto già questa alternativa, quindi vedi tu. Perché hai fatto l'alternativa? Non lo so. Vabbè. Ok. Ok, buono. Ok. Guardate ragazzi, parlo poco adesso, perché sennò... Sì, siamo leggermente concentrati. Oh, stavo cadendo. Bonus. Arrivo. E tra poco c'è anche la fine, vedi? Eh sì, la fine è appena là. Ok. Ho fatto la parte che non ci riuscivo. Bene. Vabbè, qua. Vabbè, rimasta tutto. Allora, adesso lo dirò. Non sembra complicato sto bonus. Animale. Non muoio, Ok. Ma basta fare così come sto facendo io, piano piano. Quello sto facendo pure io. Cristo. La vita! Non mi ha saltato in tempo. Mi ha rotolato morendo. Ok, io lo provo a rifare perché non pensavo che cadesse pure la vita là. Un attimo. Io voglio tentare di finirlo, sinceramente. Sì, tu vai. Fai save manual. Fatto. Ti aspetto qua alla fine. Arrivo. Se canno l'ultimo salto, ti giuro, disinstallo Crash, non lo finiamo più. Lo dico a tutti. Sì, ciao. È andato. Buono. Ah, no, è rimasta. Guarda che culo. Fatto? E l'ho lanciata via una, vabbè. Vabbè, dai. Meglio di niente. Finito. Tanto tu hai tante vite, cosa vuoi? Per fortuna. Ne avevi 70 comunque. Ne avevo 70, e quello è bello. E mo? Vai. Aspetta. Ma dov'è che esco? Ah, ma tu ne hai uno in meno. No. Tre. Devi partire. Vai. Vanno in sequenza. Ok. Ed è fatta. Mamma mia. Okay. Siamo entrati in Castel Machinery. Più o meno. Sto per entrare. E guarda, se avessimo preso la gemma avremmo già fatto così. Ma in realtà non dobbiamo cadere giù. Devo scendere? Per forza, sì. Aspetta. Fammi concentrare. Ci ho già provato a saltare. Per poco! Ci ho già provato un sacco di volte. Minchia che volo. E dobbiamo tornare su in cima. Bravo. Io ragazzi, come ho detto a lui prima in private, sti livelli io li ho solo visti, non li ho mai fatti. Quindi
Potrebbe essere complicato per me andare avanti, perché non li conosco. Io arrivo, spero di arrivare a un checkpoint e rimanere lì, ti aspetto. Io ho paura. E che lo dici? Oh, per adesso sto andando bene. Sento spostandosi subito sulla sinistra, sì, sì. E sto guardando te. Ok, arrivo subito. Come? Cosa è successo? Come non sei morto? Io ci riprovo. So. Va bene. Ok. Oh, buca. Buro buca! Cosa è appena successo? Esploso tutto. Allora. E vabbè. Vai su, ti prego. Bravo. Minchia, c'ho una concentrazione. Ci credo. Perché non lo conosco, mi dà ansia. Stai attento sempre alle cose che bruciano. Sì, no, vabbè, questo so. E poi cosa bella ti ho detto, stai attento, io mi sono bruciato. Ma c'è un cavolo di checkpoint? Lei a me era lì dove hai appena saltato tu adesso. Ma vaffanbrodo. Mamma mia. Mo, ok. Buca 2. E vita, perfetto. Io non c'ho il checkpoint. Non c'è, eccolo qua. Oh, santo Dio. Pum. scala musicale, vero? Vabbè, ho perso buca. Porca troia. Ok. E mo? Devo scendere, eh? Non lo so, beh. Sì. Penso di sì. Che palle sti voli. Mi fai andare su per torna giù. Ma quanto avanti sei rispettivamente a me? Parecchio. Sì. Ma parecchio tanto, Wow. Ok. Bella zi. Ok. Bella zi. Anche a me qua. E mo? Ok. Vabbè, crolla tutto. Ma vado giù. Sì. Cassa. E cazzo, secondo point. Qua fammi prendere 100. Adesso vi farò venire vomito, boce. No, gli ho fatto il primo colpo. Ok. Sto attento. Io non riesco a parlare in questo episodio. Ci credo. Mo? Lassù non ci arrivo. Vabbè, andiamo giù. Do il mal di mare. No! Vabbè. Ho detto di non saltare. Crash? Ok. Beh, fammi fare un salvataggio a mano, Con sicurezza, sì. Perché lo sto facendo piuttosto bene, perché non sono mai morto. Cosa molto strana. Cosa che invece ho fatto un bel po' di volte, perché... Oh, altro checkpoint. Checkpoint lo chiamo. Ah, sono là, ti ho recuperato. Ah, sì? Sì. Minchia, quanto sei andato svelto. Oh, help. No, ma dai! Mi ha preso una direzione che non era quella esatta. Vabbè, mo? Vado. Madonna... Io ci voglio provare. Ti giuro, il mio cervello l'ha ragionato da solo. Cioè, fa tutto. Cioè, io ho lasciato dare il cervello, fa tutto lui. Io ci ho provato su. È finita male, come hai visto. Ti aspetto qua. Vabbè, sono arrivato, dai. Vabbè, salta. Ma c'erano le vite. Lo so. Che sfiga, mi ha preso il bordo della cassa alla rotta. Io non ci voglio credere. Se vuoi provare a prendere una vita. Cioè, quando muoio in sti modi, ti giuro, mi viene. Guarda, aspetta, fermo qua. Ti insegno il trucco, praticamente allora, rompi questa, rompi la seconda, cadi giù, premi tenuto, quando cadi giù, premi X, e poi, vabbè, ok. Ciao. Va bene, attento. Vabbè, basta, fa così. Ciao. Oddio. Bella ziz. Che cosa è mo? Sono morto. Anche tu. Non era l'ultima vita, beh? Mi sa anche di sì. Ah no. No. Boh, vedevo troppo nero. Ok. A me ho sbagliato fuori il salto, io. Io non so. Non conosco come si fa la virtù. No, che stupido sono stato! Come? Okay. Ok, aspetta. Sono stato stupido perché volevo fare coglione e rifarlo l'altra volta, solo che... Ma hai visto? No, non ho visto. Ma ha saltato in diagonal. In diagonal. Perché non era proprio una diagonale, dato che non esiste una diagonale. Era in diagonal. La città farlocca di Harry Potter, non è diagonale, è diagonal. È diagonal. Guarda, mi salta in diagono. È diagonale, cambia ogni volta. Fra un po' mi vengono i diagoni dentro casa. Attento. Ho detto che torna indietro. E ciao. Torna indietro. Vabbè.
Buono, io sono là. Easy. Come quando vinci su... Oh, ma perché è saltato al suolo? Ehi, vabbè, arrivo subito. Non ci voglio credere! A me è saltato da solo, tu dopo fatti un save... È troppo tardi. Vabbè, dove avevi save? È qua, al checkpoint. Bene. E quello è il mio save in questo momento. Che palle, dai, ce l'avevo fatta! Se non mi saltasse in diavoli... Vabbè, ogni volta cambia qua. Non riusciamo a essere... vabbè, ma tutti mi sono beccato. Eppe! Pappa di rap. Parappa di rap. Che il remake fa anche chisticare. Se io non ho ancora provato, né voglio provarlo. Boh, è brutto. Cioè, è l'originale, per l'amor del cielo, però... mi ha fatto male, secondo me. Ti giuro che non sto capendo come stanno andando, mi sto muovendo culo. Mamma mia. Ce l'ho fatta. De mamma tua, fammi salvare. Ce l'ho fatta, okay? Ce l'ho fatta. Pedana. Oh no, questi no, no. Questi no, ti prego, per favore. Okay. Gesù, vuole me bene? Me vuoi bene una volta? No, ma che? Oh, ok. Ok, ci sono. Guarda che siamo alla fine, eh. Siamo alla fine. Palle, io no. Siamo alla fine, continua a dirlo fin quando non salti. Siamo alla fine, oh! Oh, santissimi gibrichi. Ho messo santissimo Gio. Gio? Non lo so. Ragazzi, dottor Nitrus Brianza. Brianza. Allora, bisogna saltare sopra le melme, te lo dico io. Sì, devi saltare sopra le melme. Sopra le merde. Guarda, allora, prima ti lancia la melma, poi dopo ti lancia una sfera, ma poi posso melma. Devo deviarla? Devi saltarci proprio addosso, che lui è un fottio di vita. Sto a destra. No, tu muoviti, sotto e te la lancia addosso. Ah. Mo te faccio vedere. Ok, e mo? Salta addosso, sì. Gli lancia, lui gli arriva una merda addosso. Ok, gli ho tolto vita, ma ho perso tutto buribuga. Praticamente lui adesso te ne lancia uno a caso e ti sposti, e poi l'altro adesso te ne lancia due. O tre. E sono morto. Lo so, perché... No, non capisco, da me la prospettiva è brutta. Lascia perdere, pure qua non capisco il tempismo. Ma guarda qua che brutta la prospettiva. È troppo vicino, sì. Ah, le cuffie mi stanno tirando tutto. Sì, ciao, aiuto! Ok. Non è ora facile. Mi tira il violo. No, sì. Ora mi tira. Perché non è facile, verde. Perché lui salta, questi cosi saltano a muzzo. E non capisco. Notato. Ok. Io sto per... Allora, dopo che hai fatto? Adesso ti lancia una. Una violo. No, due. Due violo, tre violo. Ok. Ok. Ora uno. Poi, verde, adesso lui, verde, quando sei l'ultima vita... Sì, te la lancia tre, devi scrivere tutte e tre. Dopo, lui si beve tutto e diventa gigantesco. Resiste. È troppo tardi. Ok. Quando diventa gigantesco così, ti lancia questo. Tu devi saltare qua e... In testa. Sì, esatto. Più o meno. Però devi beccare il tempismo abbastanza giusto. Non è difficilotto da battere, il problema... mi sa che me lo devi fare te. No, ho sbagliato il tempismo, esatto, sto per dire. Devi fare il tempismo giusto. Io ci provo, però... Hai fatto un save per sicurezza? No. Porca. L'ho fatto adesso. Okay. Così c'è metà vita. Scusate ragazzi se sono zitto. Sì, no, ti scusiamo, Spero che capiate la nostra difficoltà in questo momento. Oh, ma per il suo porco! Ragazzi, scusate, è diventato ciccione da me intanto. Ok, vai. Devi saltare, no, devi saltare di te. Bravissimo. Ma perché diventa così invece a me riprende altre tre vite? Ma perché? A me è una cagata. Ho vinto ormai. Seconda fase si cava le braghe. Vinto. Ma non è giusto. Ma non è giusto. È imbrogliare. Era più scarso da me. Sì. Ragazzi, gli ultimi tre livelli, nel prossimo episodio lo finiamo. Salta, per l'amor di Dio! E nel frattempo, ragazzi, dato che dalla mia parte sarà tutto fermo per un po'. Perché fermo? Ok. È perché si vede da te che fai il boss. Quindi io sono fermo qui. Ok. No, quello! Oddio, non intendevo perché si era fermato il ciccio panzo. Ah, dai che è l'ultimo. Ne basta uno. No, magari. Dopo sì. Ah, adesso, è una cagata adesso. Ma cosa è successo? Ti prego non saltarmi in testa. Ah, ma da te salta? Okay, sì. Vai. No, è una cagata, basta che salti sulla roccia, lo ho spiegato io prima, ho sbagliato, io se l'avevo già finito io. Sì, è una cagata. Sì, dai, è fatta. Non dirlo, caso mi sbaglio all'ultimo. E come fai a sbagliare? Non lo so, conoscendomi ho sempre sfiga io. Vai. Fatto. Buono, boss. Ciao.
Grazie. Alla prossima. Alla prossima, Waglione. Beh, che brio, che pessima. E te l'ho detto che è la Brianza. Che pessima. Pessima, sì. Ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio con gli ultimi tre livelli. Vabbè, dai, due livelli, perché uno... Sì, uno non conta. Allora. Uno non conta. Quindi, finalmente stiamo per finire. Ci abbiamo fatto con i sudori caldi e freddi. Ma più caldi più che freddi. Sì, esatto. Quindi, ciao a tutti. Ciao. Perché ho salutato, vabbè. Ciao.